comunque, forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Buongiorno a you e forza Napoli. Meno uno a Napoli Rubendus. È sempre una partita interessante. Putim sta in ultimo, Putim sta in Serie B, ma se si fa Napoli Rubendus è sempre una partita interessante. Interessante sotto certi aspetti e preoccupante sotto altri aspetti. Perché vi sono sincero, io la cosa che mi vanto io è di essere proprio sincero, cioè di dire le cose come me le sento, che quello che sento quello dico. Poi ovviamente c'è a chi può far piacere e a chi no. Innanzitutto volevo prima lasciarvi un messaggio nel dirvi che chi mi dovrà seguire, oppure chi mi seguiva solo visionando Instagram, adesso non lo potrà fare più, perché se non mi segui sul mio profilo non vedi un bip di niente. Quindi adesso, se prima era pubblico, cioè che se non seguivi e volevo sapere i bippi miei, beh, li guardavi e avrivi i bippi miei, ma adesso se vuoi guardare i bippi miei mi devi seguire, schiacci tasto segui, trovi il link in descrizione del mio canale Instagram, quindi schiacci e segui se ti fa piacere, se no non ci stanno bip, non ci stanno nessun bip. Torniamo alla partita, vai giù. La partita, il fatto, c'è anche la preoccupazione, sì, c'è anche la preoccupazione, perché comunque come stiamo vedendo, il Napoli non è che sta attraversando un buon periodo. E vi dico anche che a me la vittoria con la Lazio, i primi 20 minuti, sì, ho visto quel centrocampo, Lobotka, Zilischi e Demme, e ho visto che comunque un bel centrocampo aggressivo e tutto. Però se vi devo dire che a me sto Napoli mi ha convinto, vi direi una stronzata. Come la penso io, come la penso io. In Napoli la vittoria con la Lazio in Coppa Italia, nasce questa vittoria un po' fortunosa per diciamo rigore sbagliato di Immobile, come già sappiamo, è un po' ovviamente perché noi ce la siamo cercati sta vittoria, cercavamo in tutti i modi per portare questa vittoria a casa e ci siamo riusciti. A me quello che non mi convince, perché alla fine, a parte il gol, poi quei 45 minuti, tutto sommato tante proprio occasioni da gol, a parte i due legni, non è che sono venute tante. Ricordiamo che comunque la Juve, pur che i calcisticamente la schifo, se si mette a giocare, si mette a giocare. C'è anche da dire però che è ritornato il dodicesimo uomo in campo, cioè il nostro pubblico, a cantare. Questo vuol dire molto a casa nostra. Allora, io presumo in una vittoria, presumo, non di larga. No, ovviamente dite, wow, ma che fai Secci? Presumo in una vittoria, perché il Napoli adesso non può adesso già fermarsi, non ha nemmeno incominciato. Quindi la Lazio hai vinto, hai mezzo convinto il fatto che ti vuoi riprendere, ma adesso dobbiamo dare conferma domani sera contro la nostra squadra che noi odiamo di più. Che poi alla fine non la odiamo solo noi, parliamoci chiaro. Chi non la tifa la schifa. Parliamoci a tutto il mondo. Chi non la tifa la schifa. È inutile che ci nascondiamo. Diciamo le cose come stanno. Chi non la tifa la schifa. Questo è il discorso. So che è vicinissimo, non è ufficiale, ma è vicinissimo. Politano. Volete sapere se sono contento? Beh, un bel calciatore, però se vi devo essere sincero, Politano è un calciatore che non è che voleva venire con quella voglia a Napoli, per carità, perché già fu
corteggiato, mi sembra 2 o 3 anni fa, non ricordo, e il signor Politano disse di no. E mo adesso, addirittura con la sciarpa in mano della Roma, visto che è successo che non si sono messi d'accordo, è piatto che la sciarpa l'ha buttata nel cesso, oppure se si è annettato un mazzo e se ne è dovuto andare un'altra volta a Milano. Quindi diciamo che, tra virgolette, facciamo un po' una ruota di scorta. Anche detto da Politano, comunque mi sarebbe piaciuto giocare nella Roma, non è con questa grande voglia di giocare nel Napoli. Questo è il discorso. E a me, vi parlo sincero, il calciatore mi piace, ok, ma a me questa non grande voglia che i calciatori non vengano a Napoli e dobbiamo essere come seconda scelta, non mi sta bene. Non mi sta bene proprio, no, assolutamente non mi sta bene. Quindi molti utenti ho visto, perché io vi leggo tutti, vi leggo sotto i miei video, tutti, non c'è uno che non vi leggo, pure le offese, però mi butto il docesso a bui alle offese. Molti di voi hanno scritto, Domè, fai pure un video, parte la partita della Juve, di cosa ne pensi dell'arrivo di Igualuta? Beh, Igualuta ormai è acqua passata, ormai è passato il tempo, ma si avvicina giustamente a meno l'arrivo della prima volta di Sarri a Napoli da avversario, uno che ha tradito, ha rinnegato tutto quello che pensava sulla Juve. E c'è da dire, cari miei tifosi della Juve, cari miei rubendini coccolosi, che io voglio bene, quelli che rispettano me, però parliamoci chiaro, è così, lui ha rinnegato tante cose che ha detto contro di voi, per carità. E non voglio fare nemmeno l'ipocrita, perché è normale, si può stonghi in quella società, è normale che poi dopo non lo posso riconfermare questa cosa, ma io appunto perché non lo posso riconfermare, io non ci vado proprio, questo è il discorso, quindi non ci vado proprio, quindi è un uomo per me piccolo, non mi merda, però se voi mi dite lo fischieresti o no, io vi dico che lo fischierei un po' per l'uomo di merda che ha fatto, per l'uomo di merda, però da un lato poi non lo considererei più, perché poi alla fine sapete, comunque ci ha fatto vivere bei momenti senza vincere un VIP, per carità, come c'è da dire pure che posso, secondo me confermo, no, posso, confermo che se il presidente avesse messo mani alla tasca, forse qualcosa con Sarri l'avessimo vinto sicuramente. Quello che effettivamente, la cosa ridicola che poi l'hanno pure preso per il culo, il fatto del perso con la Juve lo scudetto a Firenze, diciamo in albergo là, questo là è stata proprio una presa per il culo che il web gli ha fatto, perché tu alla fine lascia stare la partita vergognosa di Inter e Juve, ma tu intanto andavi a Firenze, facevi il risultato, finiva il campionato perché mancavano 3 o 4, perdevi lo scudetto almeno per un punto, perché stavi a un punto di differenza, la Juve stava a un punto sopra di te, e quindi lo finivi a 1, allora puoi dire che quel campionato è rubato, lo potevi dire tranquillamente. Ma quando poi il campionato finisce a più 6, mi sembra che è finito a più 6, io non mi posso sentire più di dire il campionato è rubato. Però la cosa che mi fa strana, negli ultimi 4-5 anni sempre a lottare con la Juve, la differenza era di 5-6 punti, l'ultima di 9 punti non mi ricordo, e la Juve vinceva lo scudetto sempre questi anni qua che il Napoli è stata l'antagonista della Juve, vinceva lo scudetto con 91 punti,
quell'anno di Sarri che segnò Koulibaly al 93esimo a Torino e stavamo a un punto, quell'anno il Napoli raggiunse i 91 punti. Noi lo scudetto non l'abbiamo vinto perché la Juve ne ha fatti, o ce li hanno fatti fare, 95 punti. Quindi la Juve quell'anno là fece 95 proprio gli scudetti. A 91 la Juve, in questi anni che il Napoli è stato antagonista, la Juve vinceva lo scudetto a 91 punti, vinceva lo scudetto, finiva e vinceva lo scudetto a 91 punti. Il Napoli ha fatto 91 punti, non ha vinto lo scudetto, ha vinto la Juve a 95. Sì, per carità, è inutile che siamo ipocriti, la Juve sì, è la squadra comunque che vince di più, è sempre più avvantaggiata, eccetera. Però c'è pure da dire che comunque i campioni, i soldi si spendono, eccetera. Ci stanno i campioni, se esce uno entra un altro più quotato. De Laurentiis purtroppo questo non lo vuol capire tanto. C'ha un limite e io sono sempre più convinto, lo ripeto, che con De Laurentiis noi lo scudetto non lo vinceremo mai e poi mai. Riguardando l'Inter mi hanno fatto pure quest'altra domanda, poi chiudo. Secondo te ti fa più piacere che vince lo scudetto l'Inter o la Juve? Allora, partiamo che a me mi farebbe piacere se vincesse la Lazio, che è una squadra del sud, quindi squadra nord in ITIF. Però se non ci fosse la Lazio e dovrei scegliere tra Juve e Inter, questo non è lecchinaggio numero, attenzione. Indovinate chi sceglierei tra Juve e Inter? Indovinate. Ebbene sì, Iga ve schifa alla lettera, cari Rubendini, io sceglierei voi. E c'è pure un motivo, spiego il motivo, spiego e poi vi saluto. Perché? Sono 8 anni che l'Inter è sempre stata quinto, sesto, alla fine, noi ve l'ho detto, stavamo noi sempre antagonisti allo scudetto con la Juve. Bene l'Inter, bella, toma, se davanti più scudetto. Sapete, a me, perché non sono ipocrita, a me mi brucia il culo. Quindi se Alessa vince tra l'Inter e la Juve lo scudetto, togliendo la Lazio, perché se ci metterei la Lazio preferirei la Lazio, però se lo dovrei far vincere tra Juve e Inter, io preferirei la Juve. Vi ho spiegato il perché. Perché se ve lo vince l'Inter, ma non me ne vogliate male, cari interisti, Però ovviamente io sono sincero. Mi brucia il culo, perché voi avete venuto, zitti, chiano, chiano, tom, stai guarda, avete venuto e volete vincere lo scudetto. No, a me mi brucia l'ano. È normale che mi brucia l'ano. Raga, questa è la mia sincerità, apprezzatelo con un like però. Ora, per farmi capire, se avete visto il video fino a questo punto, dovete dire Forza Napoli sempre. Lo so, Rubendino non lo dirà mai, oppure l'indirista, eccetera. E voi scrivete Forza la vostra squadra sempre, va bene? Così io capisco che voi fino a questo punto avete visto il video, va bene? Ciao a tutti. Un bacione, menù Napoli Rubens. Rimane. Amma vinci. Ciao a tutti. Un bacione e forza Napoli, sempre. Perché tutto riesce a munnez e si chiude. Ecco Bippo, vuol dire che fa. Ciao a tutti. Forza Napoli. Sempre e comunque. Forza Napoli! Un giorno all'improvviso. Mi innamorai di te.